te ne fa. Amici di Radio Live GP, buonasera e benvenuti alla puntata numero 310 di Motorbike Circus, il vostro consueto appuntamento del martedì sera per con il mondo delle due ruote. Io sono Alex Di Bisceglie e come trovate Matt Cantarini. Ciao Alex, ciao Matteo, grazie Giulia nella regia. Ci martedì dove tifiamo azzurri, no? Come quest'estate. Assolutamente, certo, accade esattamente questo. E ovviamente con me, con noi, anzi anche Matteo Pitar, ciao PT. Ciao Alex, ciao Matt, Giulia nella regia, ciao ovviamente ragazzi che ci seguono. Allora ragazzi, puntata 3-1-0 con ospiti di un certo livello, un certo discreto livello abbondante, quindi, e peraltro il primo è già nel backdrop, quindi prima di farle entrare però intanto saluto la nostra regia, Julian Dagata. Ciao Julian, grazie per supportarci e sopportarci come al solito, e vi ricordo dove potete seguirci, ovviamente www.livegp.it, il nostro sito madre, la nostra channel di YouTube con la campanellina dove se la attivate vi rompiamo le scatole noi e non dovete per forza venirci a cercare ogni singola volta, la pagina di Facebook livegp.it e il gruppo amici di LiveGP dove potete leggere tutti quanti i nostri articoli e commentare, la nostra pagina di Instagram @LiveGP, poi Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast e Twitch. In pratica siamo ovunque, ragazzi, non potete mancarci. Se ci scrivete il vostro commento, noi ovviamente risponderemo in diretta. E direi, Julian, se per te va bene, di inserire direttamente il primo ospite, perché a un certo punto dovrà anche cenare, visto che ci sta chiamando in diretta da Le Mans. Vai, Julian. Perché tu qui devi capire che noi abbiamo anche le sigle personalizzate per ospite, ma ti rendi conto? Ho visto, infatti ho detto, cazzo, sono rimasto sorpreso, piacevolmente sorpreso. Cristian Gamarino in diretta dai test delle WC della 24 ore di Le Mans che ci sarà fra due settimane. Ciao Cri, come stai? Tutto bene, dai. Per fortuna il meteo è stato clemente, perché dovevamo prendere una marea di acqua. Invece non è piovuto gli ultimi 10 minuti, cioè tipo i turni finivano alle 6 e è iniziato a piovere alle 5:50, quindi il problema è che diventa poco realistico, perché sappiamo perfettamente che alle Mans piove, cioè fa parte proprio del clima della gara, sì, no, nel dubbio una grattata, però genericamente 9 edizioni su 10 capita, accade, quindi diventa anche utile un pochino testare sul bagnato, no? Certo, però è meglio testare sull'asciutto, dai. Anche perché ricordo perfettamente un episodio, adesso non mi ricordo quali piloti della BMW dissero questa cosa, che li prendevano tutti quanti in giro perché sull'S1000 RR, la prima generazione, montavano di serie le manopole riscaldate, no? E tutti quanti dicevano che stavano girando col GS. Poi però alla mezzanotte, l'una di notte, alle Mann che facevano -2 gradi, loro tornavano con le mani calde e tutti gli altri con le unghie che gli cadevano dalle mani. Quindi tutto sommato non è male l'idea delle manopole riscaldate, no? Vero, potrebbero essere molto molto utili, però noi non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo prendere freddo. Prossimo accessorio, spendiamo qualcosina di meno per le Hollins e mettiamo insomma le manopole riscaldate, sì, per qualcosa per i piloti. Senti, Gri, dici un po', come sono andati questi test? I test molto bene, ti dico la verità. Avevamo provato la moto nuova, perché corriamo col cava nuovo quest'anno, Nogaro, però non conoscevo la pista, abbiamo preso solo 2-3 turni asciutti. Avevo già capito che la moto aveva del potenziale, che era meglio della vecchia, però qui, cazzo, sono rimasto veramente sorpreso, perché ti dico, dopo 10 giri, era un anno che non venivo qua, 10 giri ho fatto 39.0, che è mezzo secondo più piano della mia qualifica dell'anno scorso, quindi tanta roba, con l'MS3 peraltro, che è la gomma più dura che abbiamo, di Dunlop, e quindi molto contento. Poi oggi abbiamo provato altre cose, però il potenziale è tanto e sono molto molto contento. Senti, l'anno scorso non si è girato con la moto nuova perché tutte le compagini, ovviamente in primis Kawasaki e SRC, non si fidavano tantissimo dell'affidabilità del motore, perché non era stato ancora provato. Voi come siete messi, nel senso, come state girando? la faccia la dice un po', però L'affidabilità, poi te lo dico, soprattutto non tanto magari dopo le Mann, anche se ovviamente le 24 ore sono Boldore il problema. Il Boldore è molto stressante. E poi quest'anno abbiamo la 24 ore di Spa anche, che peraltro non so se Spa sia molto stressante per i motori, però forse sì. Mi sa di sì, è bella veloce. Speriamo che regga.
È bello perché tutte le live scaramantica partono sempre con uno speriamo che regga, ma tutti lo dicono, e anche i team che ce l'hanno l'anno scorso tra Honda e Kawasaki e Vussi ci hanno insegnato che insomma rompere i motori non ci vuole chissà che ti volevo dire, no, ma... come vanno, vai dimmi. Poi in realtà l'anno scorso non l'abbiamo utilizzata, noi come tanti altri, per via di un po' di ritardi che ci sono stati un po' dappertutto. E c'era molte moto in circolazione e quindi anche le componentistiche, quindi dalle carene a quelli che producevano, non lo so, sganci rapidi, a serbatoi. C'era tutto il ritardo della catena di approvvigionamento, diciamo così. E quindi anche per quel motivo lì che non abbiamo usate. Il mio team le aveva già, due moto per il Boldor, infatti in teoria dovevamo già usare il Boldor, però poi invece non c'erano i componenti necessari, quindi abbiamo optato per la vetta. Meglio evitare, insomma, che non si sa mai, si rompe una roba da 2 euro che non hai come ricambio, poi dopo ti giochi una gara per una sciocchezza. Senti, Matteo Figini ci dice, ragazzi, non vi si sente, attenzione, Julian... Mi esplori un secondo questa cosa, noi ci sentiamo tutti quanti bene, Matteo, non so se sei tu che ci senti un pochino basso, però adesso ci lavoriamo subito. Senti, Cristian, nel mentre, la più grande differenza che hai trovato tra il modello nuovo e il modello vecchio, perché poi in realtà noi non l'abbiamo ancora nemmeno vista in forma definitiva EVC, non l'abbiamo, cioè abbiamo visto una foto minimal dei dettagli, anzi se ce l'hai là e ce la vuoi inquadrare... Non so la nostra moto? Fare. Sì? Faccio vedere... Ah, ce la fa vedere! Anche perché sono anche smontate, peraltro, adesso. Oh! E questo allora, è porno in live. Bloccate immediatamente quelli della Suzuki e quelli della Yamaha, la chiamata per favore. Eccola! Ma ciao, piccina! Poi c'è anche un grattata, che il mio compagno ha grattato oggi. Vabbè, bisogna testare. Ma perché ha piegato tanto, quello non è caduto. Sì, no. Piega un po' troppo. Bello! Mamma mia, ragazzi, sta roba la vedete solo su Live GP e chi non ci segue è un paracarro. È bellissima, ce la fai vedere davanti? Ero un po' curioso sui fari. Davanti, però la carena con i fari, qua è vuota, mi sa. Ancora non ce l'abbiamo, ok. No, ce avrete il doppio faro all'interno lì? Invece di lì abbiamo il team SRC. Più di così si muore, ragazzi miei. Più in Kawasaki così si muore. Va bene, io passerei la palla a Matteo Pittaccio. Cristian, direi che il 2022 è iniziato alla grande e dovremmo chiamarlo Dottor Gamarino, no? Praticamente. Dottor Gamarino? Ma da questo punto di vista, com'è stato lavorare sul doppio piano, pista, più studi? Perché non è assolutamente facile, immagino, condividere i due interessi. Se puoi raccontarci qualcosa, ecco. Non è facile, però in realtà mi è venuto abbastanza facile, ti dico la verità. Cioè non mi sento particolarmente dotato, nel senso sicuramente ho fatto economia, che è un settore che mi piace e che sono dotato, perché comunque cioè, non sono mai stato segato a nessun esame, li ho passati tutti alla prima, cioè non è che ho fatto più tentativi. Il fatto è che ovviamente durante la settimana ero uno studente di economia, quindi alle moto, vabbè, ovvio, a parte l'allenamento, non è che ci dedicassi parecchio tempo. E durante le gare invece un pilota, cioè io non è che studiavo durante i weekend di gara, assolutamente no. Quindi spegnevo una parte di cervello, diciamo, accendevo l'altra, mi sdoppiavo completamente. Anzi, è stato la famosa doppia personalità. Esatto. Infatti a volte magari tornavo lunedì e non mi ricordavo assolutamente cosa stavo studiando. C'è mai stato un episodio in cui magari tornavi dall'eventuale gara e il giorno dopo, magari lunedì, avevi l'esame? È mai successo una cosa del genere? Sì, è successo, però tutto. Non ho avuto particolari problemi. Ovviamente comunque la performance un po' cala, quando stai 3-4 giorni prima dell'esame senza studiare. Diciamo che il 29 diventa un obiettivo un po' più complicato, mettiamola così. Però ho cercato sempre di evitare, comunque non sono state tante le volte che è successa una roba del genere. Anche perché sentivo il prof e piuttosto mi facevo, se era un esame orale, interrogare prima di partire. Capito? Ok, cioè, a volte questo secondo me è un grande esempio anche per gli altri, per chi volesse percorrere le due strade. Perché un pilota...
ben istruito, che abbia anche altre basi, ha sempre un piano B pronto poi, no? Ma sì, infatti, guarda che, cioè, io non li capisco sinceramente tanto i piloti che, a parte quelli MotoGP, che comunque hanno veramente tantissime gare durante l'anno e che quindi è molto molto difficile avere un altro impegno, tutti quelli degli altri campionati comunque hanno assolutamente il tempo per fare una facoltà. Uh-huh. E quindi portare avanti gli studi comunque molto molto importante, anche perché a parte i primi della MotoGP non è che i guadagni siano così alti da campare di rendita. Noi sappiamo che a 40 anni già sei vecchio. Uh-huh. E quindi arrivare a 90 alla pensione è ancora lunga, quindi e ti mancano 20 anni di contributi che non hai versato, perché giustamente diventa complice, non è che c'è proprio questa cassa. Bravo. Pazzesca. Quindi se sai due cose in più, se sei due cose in più, dai, non possono venire male. Assolutamente. Poi magari non servono a niente. Poi, cioè, no, vabbè, però, però non è una cosa da apprezzare tantissimo. Anzi. Sì, anche cultura generale, comunque. Esatto. Senso, qualsiasi cosa succede, comunque non è che sei... Cioè, ti dà un po' di conoscenza in più, dai. Poi non è che... Sappiamo vabbè, che al mondo d'oggi non è che faccia tutta questa differenza. Però meglio averla che no. Però magari aprirai un team e imparerai a gestire le finanze. Bravo. No? Bravo. È un attimo a passare da colui che guida la moto a colui che sistema gli sponsor, guarda che veramente è un esatto. passaggio. Ma, anzi, no, ma in realtà soprattutto oggigiorno è praticamente la stessa cosa, cioè tanto moto, tanto marketing, tanta gestione degli sponsor, un po' tutto insieme, cioè... Sono diverse facce della stessa medaglia, nel senso che tu non è che puoi correre senza pensare agli sponsor o pensare agli sponsor senza correre, viceversa. È tutto un pacchetto. Qualcuno, che tu devi curare al meglio. Qualcuno riesce a pensare agli sponsor senza correre, nel senso capita in determinati frangenti. Però è raro. Beh, eh? Non ne conosco qualcuno, però mica rispetto. Se pensiamo a tutti i team privati, sia MotoGP che Superbike, sono quasi tutti ex piloti. Se penso a Cecchinello, a Spar, Pedersen, Superbike. Ma più rapidi, Camier con Honda proprio. Cioè proprio no, io parlo proprio di team manager, nel senso sono quasi tutti ex piloti. Esatto, forse, quindi magari... Forse è un pochino più difficile in questa particolare era andare proprio a fondare un proprio team. Se si vabbè, riesce... ma non puoi pensare di partire a fare la MotoGP, però parti magari con i ragazzini nel CIV, poi sali man mano. Beh, un po' come ha fatto Puccetti, ad esempio, no? Esatto. Partito dal CIV, poi tac tac tac. No, ma quello non si... cioè, dipende da mille cose, nel senso è difficile... Non esiste una via unica, insomma, per una cosa del esatto. genere. No, vabbè, ti sto facendo una domanda io, ma la passo accanto, va, che tanto sicuramente... Con gli esami sei stato più fortunato di Luca Vitali, che ha dovuto fare il turno, andare a discutere la tesi e poi tornare a fare... ho visto pure io quella foto là. Approfitto del gancio perché penso che poi tornerai finiti i test a Misano, perché ci sarà il National, dove correrai invece con l'Aprilia, giusto? Subito, in realtà i miei test sono già finiti, perché sono ancora domani. Però io e Saltarelli non giriamo, perché abbiamo l'aereo alle 11 e andiamo direttamente a Misano, perché giovedì già giriamo a Misano. Anche se prenderemo 4 ore di acqua a Misano, cioè dalle previsioni. Ho visto che il meteo non è... Però come qua domani, quindi è pioggia per pioggia. Acqua per acqua, almeno la faccio a Misano. I test con l'Aprilia invece come sono andati? I test con l'Aprilia abbastanza bene, a Valencia siamo andati abbastanza forte. A Misano abbiamo preso molto freddo e quindi in realtà... non è che abbiamo forzato tantissimo, comunque la moto sicuramente ha del potenziale, il team siamo competitivi. Il problema è che nel National quest'anno mica c'è veramente tanta gente che va forte. Ci sono almeno una decina di piloti dove sarete veramente molto vicini. Bravo. E in più c'è Dunlop che ha mischiato un po' le carte. Però... è vero che tu sai l'esperienza delle WC, quindi... sì, però... Iri non è che l'esperienza di... No, okay. Sì, però come le conosci di più di penso altri che magari anni che non corrono con Dunlop. Sì, è solo che noi usiamo sempre gomme molto dure. Qua oggi abbiamo usato MS3, che nel National ovviamente non lo usi manco il trasporto per caricarla sul camion. La gomma. Si rovinano i cerchi se ci provi. Esatto. Quindi comunque sono gomme diverse, dai. E senti, Cri, una domanda su questo piano qua. Com'è quest'anno il doppio impegno con il National? Ci sono concomitanze, se non mi ricordo male, una tra i WC Mugello. Vero? La seconda del Mugello a settembre. Vabbè, neanche a dirlo, ovviamente preferirai il Mondiale, immagino.
Io sì, farò VC, poi ovviamente dipende da mille cose, nel senso che mi tocco, ma andasse male Le Mans, andasse male Spa, magari, e io mi sto magari lottando per il National, magari farò il National, capito? Va bene, diciamo, vengo io a sostituire sulla Kawasaki, non c'è problema, nel senso, basta e me lo dici, metto una tuta, vengo io, vai tranquillo, eh. Si sta offrendo a ogni uno che ci cascherà, no? Cioè, lo troveremo prima o poi. Che potrebbe avere una concomitanza, Alex è lì, è pronto a chiedere. Che tra l'altro metà di quelli, gratis, metà di quelli da C, perché a round dai, una delle due, ti va bene tutte e due. Sì, va bene. Preferisco la casa, mi piace un po' di più il mondiale, nel senso, giusto perché è l'endurance, capito? Basta che abbia motore, perché la lui ha una 749 senza motore in garage, quindi l'importante è che abbia, se ha un motore va bene, è già un passo in avanti. Già che ha un motore che funziona, cioè già che giri la chiave, premi il pulsante, si accende, questo già è un passo gigante. No, poi oltretutto mi sono reso conto di non avere proprio il passo gara, perché l'altro domenica siamo andati a girare con l'ovale, ho fatto 8 giri in girando come mio nonno in 17 al Sagittario, praticamente sono sceso dalla moto che non riusciva a camminare, non mi riusciva ad alzare la moto, però io comincio a stai proprio in forma, ma lo so, ma pensa che a volte a me la gente mi dice, ah, ma perché si fa fatica andare in moto? Me l'hanno, e poi ieri sera sono andato a giocare a calcetto. Ah, ma è uno sport. Ma va a correre la moto, mica corri te. Sì. La maggior parte ancora pensa che il motorsport non sia uno sport, però vabbè, anche questo. Sì, mi dice, ma la c'è da fare mica i pedali, ma io in realtà adesso ho iniziato ad andare in bicicletta, ma secondo me faccio quasi più fatica in moto che in bicicletta. Poi trasferimenti di carico, ma soltanto per un fatto di passaggio. Cioè, le automobili, per assurdo, tolta la Formula 1, forse possono essere un pochino meno impegnative rispetto alle moto, ma sulle moto è tutta gamba, perché tu salti da un lato all'altro della sella, effettivamente. Più la moto è piccola, più il circuito è piccolo, meno tempo passi seduto sulla sella. Al cartodromo sei seduto un secondo su un minuto e 17. Poi tanta isometria, stai sempre con la gamba lì piegata, in tensione, cioè proprio... Mi fanno male i muscoli che non sapevo neanche di avere, pensa. Cioè proprio esatto. Io non sapevo che c'era un muscolo là, eppure mi fa male. O non c'è e mi fa male lo stesso, non lo so. Vabbè, quindi Christian, situazione Le Mans passata bene. Spa-Francorchamps, allora noi siamo qua tutti un pochino eccitati, insomma, perché abbiamo visto, io sono stato presente alla presentazione, scusate il gioco di parole, e ci stavano facendo vedere anche un pochino gli aggiornamenti della pista, perché stanno sistemando alcune curve che siano un pochino più utilizzabili per moto, diciamo moderne, no? Con delle velocità un pochino più elevate. Tu la pista l'hai mai vista, la conosci, hai videogame, niente? Solo PlayStation. Sì, avevo Gran Turismo e c'erano più giocati, essere sincero. Però no, non sono mai stato, cazzo, ma non vedo l'ora. Cioè. Come pensi che sarà? Abbiamo i test, mi sembra metà maggio, forse, non mi ricordo bene le date, e poi la gara inizio giugno. Metà maggio secondo me è un pochino presto, perché io sto vedendo, seguo la pagina di Instagram e ci fanno vedere, insomma, che i lavori... C'è ancora un po'. Ce la fanno. È Spa. Allora, sempre che tutti i nostri ascoltatori attuali saranno testimoni di codeste parole nel momento in cui... ma anche perché c'è la Formula 1 non troppo più avanti, quindi devono finire per forza. Ecco, quello che è un plus che va, insomma, sulla... Hanno fino a giugno per l'Endurance, ma la Formula 1... C'è anche lo stesso WEC delle auto. Quindi deve essere pronta per forza. Rovinano l'asfalto prima di arrivarci con le moto, praticamente, perché tra Formula 1 e WEC, se corrono prima delle moto, è dopo agosto. Dopo. Uno è a settembre. Quindi è il circuito proprio nuovo di Pacca. Circuito nuovo. Dovremmo, se non sbaglio, mi avevano detto che partiamo in notturna. No, allora questa l'avevo sentita pure io, volevano fare 22-22, l'hanno cambiata e si partirà normale 14-14, perché giustamente. Lo so, però guarda, che io ti dico che partire con l'umidiccio della foresta intorno e fare radioni in pieno o in quinta potrebbe con 60 moto dietro. Io ti posso dire, un pochino, a me piaceva l'idea romantica di partire di notte, però un pochino di sospiro, di sollievo per partire alle 14. A me preoccupava più il fatto che dovevi stare tutto il giorno magari sveglio. E poi partì la sera, poi 24 ore, quindi cazzo stavi 3 giorni sveglio praticamente. Era quello che diceva anche Rolfo, mi sembra. Robby Rolfo l'ha detto. Che ha detto quando arrivi la mattina
bene o male adesso hanno anticipato anche le partenze a mezzogiorno, non più alle 2, ti passava prima dover fare la notte, poi tutto il giorno per arrivare al traguardo era massacrante, effettivamente, sì. Se uno ci pensa, o dormi il giorno prima. Ecco, però allora c'è Marco che è entrato adesso in puntata e ti fa un in bocca al lupo, Cristian, per la nuova stagione. Ciao Marcolino. Grazie mille. Anche se è suzuchista, lui però è uno di quelli sportivi, nel senso non si crea il problema contro gli avversari giapponesi. Va bene, Cris, senti, noi ti lasciamo andare a mangiare, a meno che qualcuno, Pittaccio o Cantarini, non abbiano un'ultima domanda, io lo lascio andare a riportare. Ci vediamo a Misano. Ci vediamo, sì, nel cibo. Prendere l'acqua. Che... Cioè, mamma sì. Mia, portati l'ombrello. Ma io guardavo, dove mettono bello domenica, acqua sabato, l'ultima volta che ho guardato. Perché non lo sanno, cioè i meteorologi, guarda, ieri sera mettevano pioggia stamattina e bello oggi, invece è andato il contrario praticamente. Poi ogni tanto lo cambiano. Adesso sono tre giorni di sole. Un po' furbi. Fai lo screenshot e digli di tenere quello perché quello ci serve. Popo. Come tre giorni di sole? Cosa dici? Mettono acqua giovedì, sole venerdì, freschino però minima 10, massima 18, variabile con qualche goccia al sabato e sole domenica. E domenica la temperatura? 6-11. Una donna. Fresca. Comunque più calda dei test, ma comunque fresca. No, la cosa bella è che hai detto il giovedì è freddino, 10-16, poi la domenica 6-11. Ma come? Esatto. E non avevo guardato il tempo. L'hai illuso. Allora salutiamo anche Francesco Paciucci che è appena entrato. Ciao Francesco, buonasera anche a te, ti saluta Cristian e ti salutiamo anche noi, ti lasciamo andare così vai tranquillamente a riposarti, insomma, bene, che ne avrai bisogno per il weekend, va bene? Yes. Dai, ci aggiorniamo dopo la vittoria di Levante. Un abbraccio. Ciao ciao. Un abbraccio ragazzi. Ciao. Ragazzi, abbiamo avuto la diretta da dentro il box, abbiamo visto in diretta, in anteprima, internazionale, le moto Kawasaki, anche quelle di SRC. Io adesso non voglio dire che siamo discretamente forti, ma spacchiamo svariati. Aggiornamento 2-1 della nazionale. Così. Per 2-1 per? Noi. Ah, ok, questo già mi sembra un grandissimo passo avanti. Allora, abbiamo ancora qualche minuto prima del prossimo ospite. Qualcuno ci vuole aggiornare sui test della Superbike, per caso? C'è qualcuno... Qualcuno che sia un pochino sul pezzo qui in mezzo, sia di soliti fare. Guarda, hanno girato con un Raz Gatioglu che in Catalunya ha fatto il miglior tempo nella seconda giornata. Bene in generale comunque le classiche marche, perché Ducati, Yamaha e Kawasaki sono lì davanti, faticano BMW. Strano! Shock! Non succede mai. Honda! Honda però ha due piloti che non sono al top della condizione fisica, quindi quello c'entra. Però Lecuona non è andato lontano. No, cioè, Lecuona non è andato male. Ci sta. No, peraltro non ho visto male o l'hanno lanciata tutte e due la moto? Sì, la moto ha qualche problema in generale. Ma è come quella della MotoGP, Cioè, anche la Honda di MotoGP è l'unica che va in A-side, per dirti. Hanno cambiato sospensioni, ma il problema è decisamente più strutturale di quella moto e quando arrivi a un certo limite ti scarica. Se Bautista è passato da girare un giorno con l'altro, praticamente sceso dalla Honda, salito sulla Ducati, un secondo e mezzo più forte senza cadere tanto come cadeva con Honda, qualche problemino quella moto ce l'ha. Però Cristiano è andato bene. Buona terza è andata bene. Ma sì, è caduto anche a Barcellona, è caduto forse, sì, la mattina, a Barcellona. Primo giorno la mattina, però sono scivolate che ci stanno, nel senso se non cadi nei test non trovi il limite. È importante cadere solo nei test in generale comunque. Per lui ci sarà da vedere se riesce a non sbagliare come non sbagliò le 11 prime gare del 2019. 2021 Honda, sì. Sto facendo una pletora di sentenze in questa puntata. Io ho già detto la mia, forse sul gruppo non mi ricordo, per me Bautista campione del mondo. Io avevo detto Marquez campione del mondo, quindi ora sto zitto. Anch'io, però io sono anche del parere che il campione mondiale non sia chiuso, perché se il primo ha 30 punti dopo due gare... Ah no, certo, quello sicuramente. Il problema è dipende quante gare sarà assente Marco. Quante gare salterà. Esatto. Secondo me torna ad Austin.
Io spero. O ci mio, prova, quantomeno ci mio, prova. Il mio amico è decisamente catastrofico, tutte le volte che si fa male dice è finito. Vabbè, anche molto... Cioè... No, allora, c'è un calma. Concetto... C'è lo un saluto, concetto, Lorenzo, sei un menagrammo. Sì. No, io... secondo me c'è un concetto di fondo, nel senso, il problema è che attualmente a Marquez è derivante non solo dalle cadute, ma proprio da un problema fisico che ormai si porta avanti da un pochino di tempo, questo nervo ottico che gli crea questo problema, e non è una cosa su cui si può lavorare facendo in realtà fisioterapia. No, quello devi solo pregare di non cadere e picchiare la testa forte, come è successo. Sì, ma Marquez non sembra averlo capito questo concetto. Perché no, l'aveva capito in Qatar perché non aveva commesso un singolo errore praticamente. Il problema dell'Indonesia è che Michelin ha portato delle gomme vecchie di 3 anni, che su quella moto non funzionavano, perché un side come quello che c'è stato non si vedeva da 10 anni. Ne abbiamo parlato durante la diretta, ne abbiamo parlato di Circus settimana scorsa. Una caduta così non si vedeva da 10 anni almeno. Io l'ultima che mi ricordo in quel modo è, sai, mi è presente Aragon 2013 quando toccò Marquez, quando tranciò il traction control. Sì, sì, tranciò il traction control e lì Pedrosa volò in alto, ma proprio tanto in alto. E una caduta così è indecente, ragazzi. Dai tempi di Stoner a Indy, anche no, allora c'è da dire anche che tolto un po' le Spargarò, decisamente buono in Qatar, in una pista però che a quanto sembra non crea le stesse problematiche delle curve secche e strette delle altre piste, che più o meno se Michelin a Termas porta le gomme di quest'anno, le Honda sono comunque ancora davanti, cioè quelle che ci saranno senza Marquez saranno comunque davanti come erano allo Sail. Sono sicuro. Però Matt, quanto effettivamente perdoni la Honda, perché è vero che la moto è diventata più fruibile per tutti quanti, è altrettanto vero che in piste un po' più complicate le Honda, per dire, in questo frangente non sono state davanti, quindi non, viene a pensare... abbiamo fatto due piste, una sono state davanti, nell'altra han portato delle gomme che non c'entravano e che quindi sì, ma l'hanno portata per tutti, non è che quella gomma, ma infatti tutti Honda. E infatti tutti si sono lamentati, Aprilia si è lamentata, Ducati era pure, vabbè, era pure una bisognerà aspettare aspettiamo l'Europa per valutare Honda, perché sì Termas è una pista che diciamo non ha avuto il miglior periodo possibile, non solo per l'assenza ma anche per l'incendio, cioè, come organizzazione poi lo sappiamo ci sarebbero delle problematiche, credo anche l'asfalto non sia proprio al top a Termas. Sono 3 anni che non ci gira nessuno, quindi credo che proprio non sia veramente il massimo. Austin e sappiamo quanto sia particolare come circuito, hanno sistemato un po' qualche buca, sì, però ci girano tante auto, ci è girato la NASCAR, quindi sicuramente si sono ricreate. Aspettiamo l'Europa e da lì si valuterà Honda con un po' più di concretezza, perché e secondo me è una moto che può lottare, che mi preoccupa magari non è Rez, perché tanto vincono sempre, quindi ah sì, vabbè. Ok, va bene, ritorniamo nei ranghi, abbiamo svagato a sufficienza, abbiamo il prossimo ospite, io direi Julian quando vuoi. Guardatelo quanto è bello, guardatelo il nostro Balda Attack. Ciao Lore! Ciao a tutti! Ciao Balda! Come stai? Bene, bene, grazie. Tutto a posto. Hai fatto in tempo a mangiare il dolce o ti abbiamo disturbato troppo presto? No, ma meglio, alla fine meglio evitare. È ora del dolce. È venuto il momento di ritornare a dieta un po' più ferrea, perché stiamo arrivando, nel senso, finalmente si comincia. Tu, abituata alla MotoGP, che inizia un pochino prima, starei anche un po' scalpitando. Ah sì, non vedo l'ora, finalmente iniziamo, adesso si parte sabato, perché abbiamo i test lunedì e martedì, e poi 9 e 10 finalmente gas aperto, inizia la stagione. Oh, noi stiamo tutti quanti aspettando, perché in realtà normalmente la Superbike è quella che inizia prima con Philip Island, ma sono ormai 3 anni che ci privano della nostra del nostro febbraio. Io ho stato sul divano con 16 Era quello. Inizio a Philip Island quando è caldo,
Ma guarda, ma noi, ripeto, noi ci alziamo volentieri alle 4 di mattina, proprio il sabato e la domenica, per vederci le gare, belli, si litigava con le signore perché si abbandonava il letto proprio, ma a me che me ne frega, c'era la Superbike, una volta era così, adesso se si sbrigano a ridarcela, Filippo Arianda, insomma, saremo tutti più contenti. Noi salutiamo anche Giulietto Carta che è appena entrato nella diretta. E Valda, com'è stato questo? Allora, cominciamo proprio dalla base, nel senso, tu sei sempre stato abituato, insomma, a moto prototipali, adesso si passa a delle moto di produzione. Come ti sei trovato? Sì, diciamo che fin da subito mi sono sentito a mio agio, quindi questo bello, molto figo, perché arrivo da una stagione veramente difficile e l'ho accusata parecchio, e quindi salire su una moto così, dal prototipo a una moto stradale, e trovarmi subito a mio agio sia con la moto che con il team è stata una cosa di cui avevo bisogno. Adesso comincerà la stagione, quindi vedremo come sarà questa nuova categoria, perché comunque cambia tutto rispetto all'anno scorso. Però bello, comunque già avere queste sensazioni dei test invernali, sentirmi nella moto un po' cucita addosso, questo è figo, è figo. Allora, l'anno scorso abbiamo visto questa nuova categoria mista già nel National, ma soprattutto quest'anno, diciamo, in categorie principali siamo riusciti a vedere un primo confronto fra Ducati, MV, anzi per essere precisi, Ducati Triumph, Yamaha e Suzuki nella 200 miglia di Daytona. Comunque si sono dimostrate sufficientemente, diciamo, equilibrate per il momento, anche ancora non è molto ben chiaro perché non è stato diramato in modo preciso il regolamento che dovrebbe prevedere che fra 10 giorni voi partite, ancora non si capisce un cazzo. Però vabbè, insomma, vuol dire, siamo abituati anche a cose del genere, la donna facendo il possibile, insomma. Tu come l'hai visto da dentro, nel senso, ti è sembrato effettivamente che fra due tipologie di moto non ci sia questa grande differenza, oppure no, di no, qualcosa? In realtà non lo so, perché non abbiamo girato mai insieme, quindi il verdetto ci sarà proprio già lunedì e martedì, comunque dai test vedremo qualcosa. Però certo che comunque non sarà semplice, perché spero che gli organizzatori gestiscano al meglio la cosa, perché comunque la cilindrata è diversa da 600 a 1000, c'è una bella differenza, e noi da parte nostra cercheremo di dare il massimo e fare il meglio con la nostra moto, con la Yamaha, che comunque è una gran moto, una moto della Madonna, molto competitiva. E poi spero che l'organizzazione gestisca al meglio il regolamento per far sì che le gare siano interessanti. Che ecco, anche perché no, è noioso. Poi diciamo la verità, la Yamaha del team Evan Prost aveva già un motorone l'anno scorso. Allora, se gli lasciano una possibilità di spingere ancora di più, quest'anno volate, mi sa. infatti no, secondo me ci sta, perché se no diventa noioso, ecco, se uno c'ha sempre quel di più che diventa un po' noioso anche per il pubblico. Quindi secondo me sarebbe bello, anche se la Ducati comunque con una moto che va forte sul dritto, anche se magari come telaio è un po' più difficile da guidare, però aspettate, scusate, mi sta arrivando i messaggi, sto in casino. Mi sentite? Sì. Noi nel mentre stiamo vedendo, insomma, una credo che questo sia proprio una foto tua, e credo che quella sia Aragon. Uscita dalla chicane. Ecco, allora, riflettendo un po', ecco, proprio sul circuito di Aragon, Lore, no? È un circuito, peraltro, che farà effettivamente vedere i punti forti e i punti deboli di tutte le moto, perché c'è un tratto guidato anche abbastanza stretto, con tornantini in ripartenza, immagino curva 3, 4, 5, diciamo che sono quelle dove magari una moto un po' più leggera e già molto testata come la Yamaha potrebbe fare un po' la differenza. Poi però c'è un rettilineo parecchio lungo con una curva molto scorrevole in cui non c'è, cioè la Superbike all'inizio correva con quell'altra variante del circuito, la curva immediatamente prima molto più stretta, quella con... adesso... che spettacolo. C'è un po' di tutto, infatti è una pista piuttosto completa, e quindi sarà bello, perché
si vede veramente se si riesce a fare una buona valutazione, secondo me, tra guidabilità e motore, perché magari la R6 è una moto che si guida alla grande, sul misto, sullo stretto, no? Però, cioè, se fa differenza, se la Ducati va nel dritto, va da sola, va come una MotoGP, come la Superbike, diciamo, diventa un po' noioso la categoria. E quindi, dai, e qui si vedrà tutto. Da Aragon potremo vedere se c'è bisogno di chiudere i rubinetti oppure no, a Ducati. Anche perché questa cosa in realtà l'abbiamo già vissuta proprio con Ducati, però un pochino al contrario, quando c'era la rottura di scatole fra i bicilindri, quel quattro cilindri in classe Superbike, la Ducati prendeva schiaffi a ogni rettilineo che passava, dal 1098 all'1198, poi dopodiché è passata al V4. Vabbè, tanto la polemica in generale ci sarà sempre. A parte la polemica, per riassumere il tutto, io basta che mi godo la mia moto, che guido, vado forte. Poi se gli altri mi passano a fiamma nel dritto, lo vedono anche quelli da casa e dicono, guarda qui, cos'è una Superbike contro una R6? Cioè, quindi io, l'importante è che vado forte nelle curve, poi vabbè, quello io penso che per te non sarà un grandissimo problema, dai. Vai, Cantarini. No, allora, i tempi dei test che hai fatto sono stati sempre ottimi, addirittura, come hai fatto già notare in altre occasioni, più veloci di quelli dello scorso anno con la Moto2. Secondo te lo scorso anno rispetto a quest'anno cosa non ha funzionato e cosa invece ha funzionato fin da subito con i fratelli Evangelisti? Sì, diciamo che non lo so, lo scorso anno mi trovo in una condizione veramente, non saprei definirla, però complicata, e qualsiasi cosa volessi fare succedeva l'opposto, il contrario. Sai, quando vai con un'amorosa che non ti trovi. Fai di tutto perché è buona, perché è bella, ma poi non funziona niente. Quindi magari è meglio prendere una un po' più così, però che ti trovi. È stato questo. Sono gli esempi più belli. Che bello. Ti torcerà contro per tutta la vita proprio, ti stai scando una fossa con le donne che tu non hai idea, e le donne lo sapranno. Volevo fare un esempio un po' più terra terra, no? Che posso... Ti sei riuscito comunque, hai reso l'idea. Ecco, e quindi mi sono trovato subito a mio agio e sono andato subito forte. Poi ho pensato, la moto del team Evan Bros è impressionante, fa paura, e è vero, perché comunque loro ci mettono una passione in qualsiasi... cioè sempre, qualsiasi cosa facciano, ci mettono una passione della Madonna, un po' come me, che io sento proprio le gare, le moto, tutto quanto. Ci metto il 110%. Però anche con una moto standard da allenamento, per andare a Misano, mi hanno messo a disposizione una moto per far due pieghe, giusto per allenarmi. Non è che dovevo fare i tempi, chissà cosa, quando sono andato a girare con la federazione. E lì comunque la sveglia, cioè, ho fatto gli stessi tempi della gara in Moto2 l'anno scorso con un motore standard, cioè avevo un R6 però non preparato dal team Evan Bros, ma proprio standard, e ho fatto gli stessi tempi, e quindi mi sono chiesto, cavolo, che figata, come mai? Poi ho detto, magari l'anno scorso non ero sereno mentalmente, no? Quest'anno lo sono perché la prendo sotto gamba e quindi vado forte. Ma in realtà non è così, perché quando ero a Misano non ero a posto di testa. Io ero lì che l'accusavo, perché sto andando così forte, e mi stavo chiedendo, e addirittura stavo pensando al post che avrei fatto sui social per dire questo. Quindi non ero sereno mentalmente. Proprio... Qua è l'unica persona che si crea un problema perché va troppo forte, ragazzi. Esatto, magari avrò io sto problema. Stavo troppo forte, cioè, quindi ero sereno mentalmente, no, ero proprio controcorrente, però gli ho detto, ragazzi, guarda, dopo tre giri mi fermo, che è meglio, perché mi sto autolesionando. L'autolesionismo da overprestazione. Allora, roba da la prossima volta che vado ti lascio il mio transponder.
poi ci sistemiamo in qualche modo. Si mette, pensa a fare i post su Instagram. Rispondere il mio, va bene? No, veramente, da sfigato pensare a fare un po', cioè un pilota, ma anch'io direi, guarda quello sfigato che pensa ai social, pensa a fare un post piuttosto che godersi la giornata a Misano. Ma io volevo condividere con gli appassionati, con quelli che mi seguono, le mie sensazioni. Quindi ero lì che mentre guidavo pensavo ad Instagram. Cioè, un paradosso. Sì, sì. In realtà è una cosa buona, perché se vuol dire che riesci ad andare forte, pure insomma essendo un pochino distratto dalla guida, quindi può solo che migliorare la situazione. Ma adesso non carichiamo altra pressione, perché sennò qua sembra già che non è che l'accusi benissimo. Però in generale ti direi che a me sembra un ottimo risultato. Peraltro mi rimanda la domanda che fa Marco Savi, che ovviamente parla dell'R1 ma in realtà è l'R6. Visto che tu hai provato la versione, diciamo, quella un pochino standard proprio della federazione e poi quella di Evan Bros, qual è, diciamo, qual è stata la differenza maggiore che hai trovato fra i due moto? Tra l'R1 e l'R6? No, tra l'R6, quella standard, e l'R6, quella di Evan Bros. Ah, ok. Allora, vabbè, quella standard comunque è una moto, sia quella tirata che quella standard, comunque si guidano alla grande. Infatti io pensare di comprare un R6 per andare in panoramica, per come sono fatto io, per andare in strada sarei troppo pericoloso, perché ti dà un feeling della Madonna, quindi ti mette proprio nella condizione di spingere. Infatti adesso mi sembra che la fanno solo da tirare, solo da pista. Ecco, ve lo consiglio, andate in pista. Finché si può è meglio andare in pista. Magari spendo per andare a cena di pesce, spendere 150 euro, preferisco andare a farmi due turni a Misano e godermi la giornata a Misano con l'R6, perché è una moto della Madonna che ti dà feeling. Se spendo per 150 strada, magari per andare a cena di pesce devo essere sicuro del risultato, perché altrimenti... Ecco. Cioè, come se fare a girare a Misano, devo essere sicuro di girare in 43, perché altrimenti non... Però per strada ti dà talmente tanto feeling che te dopo non calcoli, comunque, che gli altri non pensano che ti arrivi così forte, dopo succede il patatrack. È vero. Comunque, tra l'R6 standard e quella del team Evan Bros sicuramente c'è della gran differenza, perché loro a livello sia telaistico che motoristico danno il massimo, quindi c'è un bello step, ecco. Poi non vorrei dire troppo, perché magari arrivo alla prima gara e giro più piano di come ho girato con l'R6 standard. Allora levatela subito sta roba dalla testa, perché poi rimane là fino alla prima gara. Levatela, che non è vero, non accade sta cosa qua. Marco, hai avuto la tua risposta. Pittaccio. Ciao Balda, è stato davvero davvero un cammino che speravo ti portasse in Moto2 a grandi risultati, anche perché il livello prestazionale ero convinto che ci fosse. E poi purtroppo è arrivato il Sachsenring, no? C'è stato quell'infortunio al Sachsenring. E come stai? Come ti senti fisicamente? Hai recuperato al 100%? E sei riuscito a riprenderti a pieno ritmo dopo quell'infortunio? Bene, grazie. Sì, ho solo questo tatuaggio bellissimo. È l'autografo e la firma. È l'autografo. E ho un geco che porta fortuna, quindi... No, mi sono rimesso, per fortuna tutto a posto, adesso sono in forma e al 100%, e non vedo l'ora che inizi questo campionato, perché dai, un sacco di chiacchiere, mi piace condividere un po', dai, che adesso comunque sto bene, mi sento finalmente a mio agio, quindi mi piace condividere un po' con chi mi segue, gli appassionati, le mie sensazioni, quindi perciò sto facendo un po' di rumors, però è la realtà, perché venivo veramente da una situazione in cui mi sentivo in gabbia, quindi guidare la moto era arrivato a un punto in cui mi faceva come posso dire, cagare. Ok, va bene, onesto. Stavo accusando io. Il potenziale in qualche occasione si è visto con la MV. Cosa è mancato per chiudere il cerchio? Perché sì, allora, c'erano le prove libere e poi leggevo i comunicati stampa. Si è visto nella prima parte della stagione, diciamo, esatto. Sempre in crescendo. E ero arrivato a Le Mans a un certo punto che stavo facendo una gara da Madonna, addirittura potevo
secondo me, pensare, cioè pensare già lo sapevo, comunque non pensare, però potevo fare il podio, perché avevamo fatto sia delle prove libere che alle mani eravamo sempre molto competitivi, sia nelle prove libere che dalle qualifiche alla gara, però a un certo punto ho rischiato di centrare il pilota davanti e lì alla fine la mia gara è stata compromessa. Poi sono arrivato al Mugello e sono caduto, e da lì in poi c'è stato il patatrac, perché non è stata gestita. E da parte del team pensavamo, no, perché hai bisogno di così, non va bene, così il capotecnico sta facendo dei danni. Invece in realtà bastava solo darsi del tempo, perché io sono un pilota vincente, però il progetto ancora non aveva sostanza. Perciò non bisogna bruciare le tappe. A un certo punto c'è stato, per cercare di far meglio, abbiamo solo fatto che peggio. Siamo andati in continuazione. Beh, adesso non voglio scendere in particolare, veramente autolesionante. Però vedi Lore, io questo, proprio su questo punto qua rimango un secondo e poi leggo un secondo anche la domanda di Giulietto Carta, cioè alla fine il problema qual è? Il problema è che la Moto2 ormai è diventata anche monotelaio praticamente, quindi tutti questi progetti Speed Up, MV e tutto quanto non sembrano in grado di poter competere poi con la Galex, ma per un pure semplice motivo che la Galex prende dati a 25 piloti praticamente e gli altri da 2/3/4, quindi a te come sembra questo andamento della Moto2? Nel senso, tu sei d'accordo su come sta venendo gestita o comunque sul come naturalmente sta evolvendo? Perché noi, a noi non è che faccia impazzire, onestamente. Anche cosa, secondo me. Infatti non mi sento di aggiungere altro e voglio, per questo motivo, spronarvi a seguire Super Sport, che secondo me è un'altra roba. Super Sport. Quindi pazzesco per me. Poi, esatto, quello già si sapeva, insomma, dai. Riparliamo a fine anno, che ne so, però vedremo. Siamo tutti tipo e Balda che a fine anno andiamo tutti a cena da lui, eh? Oh, dai. No, sono due marce qui al mio circuito, all'Infinity Track del Balda. Ho fatto un 8. Mi porto l'ovale, mi porto. Vai, così mi metto là a fare il criceto dentro al circuito proprio. E quindi tutti a cena da me dopo. Prima dai. Giriamo. Però portate le tute, eh? Portate la tuta, sì. E poi tutti c'erano. Io non ho altre domande, amore. Se mi stai seguendo in questo momento, ti dico subito che ho impegni per fine anno. C'è un'ultima cosa, Lore, che dice Giulietto Carta, che la rimodifichiamo un po' perché ci hai un po' risposto prima, però rincara la dose proprio su questo passaggio da un campionato praticamente monomarca a quello in cui ci saranno molti marchi. Più che ovviamente sì, bisognerà ancora vedere un pochino l'equilibrio fra le varie case, ma tu un pochino la domanda sul faccio bene ad accettare per Yamaha, sapendo che tecnicamente, o almeno sulla carta, è la moto un po' più svantaggiata a livello di cilindrata, tu un po' il pensiero te lo sei fatto oppure sei andato tranquillo? No, cioè il pensiero, io sono tranquillo perché comunque la Yamaha è sempre stata la moto da quando ho seguito Vale, poi sono andato nell'Academy, è stata sempre la mia moto, il punto di riferimento, e quindi ci ho girato un po' intorno, no? Alla larga sono arrivato, adesso sono in Super Sport comunque con Yamaha, ma secondo me se faccio un bel lavoro poi un giorno ci arriverò dove voglio, ecco. Arrivare in MotoGP lì con la Yamaha non sarebbe male. Allora, tu qua però mi dai un là che non mi dovevi dare, perché io adesso la domanda ovviamente te la devo fare, nel senso, adesso questa stagione dobbiamo un po' capire quali sono i tuoi progetti, se c'è già qualche chiacchiera insomma con Yamaha per capire un pochino magari il passaggio in Superbike oppure il ritorno insomma nella top class. Tu hai già qualche cosa di aperto, qualche chiacchiera già sta venendo fatta oppure è ancora presto? Sì, diciamo che dai, tutte le strade sono ancora aperte adesso e io cerco di fare il massimo e sicuramente non sottovaluto la categoria e cercherò di esprimere al massimo il mio talento, perché so che ancora comunque so come si fa, so darci del gas.
E quindi c'è anche un discorso importante a lungo termine anche con la Superbike, però il mio sogno nel cassetto è sempre quello, quindi come ho detto, come dicevo l'anno scorso, 2 anni fa, è sempre la MotoGP, quindi lo tengo lì e vediamo strada facendo, perché non si sa mai. Lo scopriremo solo vivendo, va bene, va bene. Intanto cominciamo con Aragon, va, ti vogliamo vedere subito a fare a te estate nelle prime posizioni, quindi mi raccomando, un in bocca al lupo e ci sentiamo, magari ci fai sapere come saranno andati i test, va bene? Seguitemi. Assolutamente. Tu sempre a tutti quanti. Non sei tu valutatela, perché secondo me sarà figa. Sarà tanta, tanta roba. Grazie Lore, ci sentiamo dopo i test, magari ci rilasci 2 righe così ci dici come sono andati, va bene? Ciao raga, un abbraccio. Un abbraccio. Ciao Lore. Ciao. E ci siamo. Per me è uno dei piloti che io lo amo. Più poteva dare in Moto2. Io lo amo. Giulietto, scusami, l'ho letta adesso la tua domanda, quella per il futuro dei punti, te l'ho rubata, ma non so se l'abbiamo detta insieme, ma so che tu mi leggi nel pensiero, quindi scusami se ti ho rubato la domanda. E secondo me sarà molto, dico una roba al volo prima di accogliere l'ultimo ospite, secondo me sarà piacevolmente sorpreso dall'accoglienza che avrà nel paddock, perché il paddock del Mondiale Superbike è completamente diverso da quello della MotoGP, con molti più fan, molto più a contatto con i piloti, secondo me per come è il Balda è una cosa che lo spronerà ancora di più a fare meglio. Mm-hmm. Infatti c'è questa internazionalizzazione, lo devo spellare. Che gliela fai? C'è voluto questi paddock, che infatti ho visto questi paddock, che onestamente non so quanto faccia bene proprio in generale al mental health dei piloti. Questa è una cosa che noi consideriamo poco, perché ovviamente li consideriamo tutti privilegiati, coi soldi, i casoni e tutto quanto. La realtà dei fatti è che dietro ci sono ragazzi che... Mani mortacci tua, ma abbiamo fatto 20 minuti io e Matteo settimana scorsa a dirtelo e te che ci davi contro. No, io penso che in generale è proprio... No, sul piano il fatto che comunque ci sia della professionalità da applicare è chiaro. È altrettanto vero che se ci sono due paddock, che uno è più amichevole dell'altro, vuol dire che una via B c'è in qualche modo. Quindi speriamo che questo in qualche modo faccia anche un pochino la differenza anche nell'ambito della salute mentale dei piloti. Passiamo all'ultimo ospite, Julian! Alfonso Coppola, Alfonso. Ciao ragazzi, ciao. Come stai? Bene, grazie. Voi? Tutto bene, grazie. A me fa ancora male tutto, che domenica ho corso globale, ancora sono dolorante praticamente in punti che non sapevo neppure che mi potessero far male, però vabbè, dai, si sopravvive. Ti capisco. No, tu non mi capisci, pesi troppo poco per capirmi. Tu prenditi e soprattutto sei ancora giovane, al contrario. Bravo, ti metti un giacchetto con 30 kg, ti dai 2 martellate sulle ginocchia che ti devono far male già prima di partire dalla gara, poi comincerai più o meno a capirmi cosa vuol dire girare questo fisico. Che brutta cosa, ragazzi. Senti Alfonso, c'era Carletto che ci stava raccontando, Carletto Luciani, che salutiamo tantissimo, dei tuoi progetti di questa stagione. Io ho pensato che forse era il caso di farli raccontare in modo ancora più diretto, proprio un pochino dal diretto interessato. Quindi dici un po' cosa farai questa stagione, così ne parliamo. Allora, questa stagione prenderò parte al CIV Supersport 300 e quindi domani sarò in partenza verso Misano. E poi in programma ci sono 2 wildcard al mondiale che ancora non sono definite, ma quasi sicuramente faremo Misano e una forse in Spagna. Ok, allora la Supersport 300 è un ambiente un po' particolare, ne abbiamo parlato tanto, tu sei passato, ci sei già passato, sei passato sulle R1 e la R1 Cup, insomma sei un pilota decisamente di esperienza varia e su qualsiasi cilindrata. Come la trovi tu la 300 odierna? Perché ci sono tanti piloti, le moto non sono, a parere nostro, ma anche di tanti altri piloti che abbiamo sentito, le moto hanno bisogno forse di un regolamento un po' più aperto che permetta magari uno step in più, proprio soprattutto per le moto che costano un pochino meno? Allora, guarda, secondo me la Supersport 300 sta diventando una categoria, sì, per i ragazzini, per far conoscere piste, diciamo, quelle del mondiale, visto che
è la prima parte dove puoi iniziare i ragazzini, diciamo, di 15-16 anni a metterle su delle piste come Assen, Aragon, quindi per quel punto di vista è tanta roba come categoria. Però, come si è visto ultimamente, diciamo che la differenza la inizia a fare un po' più la moto che il pilota. Ovviamente il pilota ci deve mettere il suo, ma come si ben vede, diciamo sempre là davanti sono i Kawasaki 400, quindi un po' la differenza la fa un po' più la moto che, diciamo, il pilota in sé per sé. Che poi il pilota può emergere, questo sicuramente, però non è una categoria, diciamo, che fa valere tanto il pilota. Proprio per quello, no? Noi siamo anche un pochino preoccupati per la Supersport, abbiamo appena avuto Lorenzo Baldassari proprio per la Supersport 600, perché comunque anche lì ci sarà, insomma, questa differenza, e sembra che non è poi così semplice trovare il famoso BOP, Balance of Performance, fra le varie cilindrate. Secondo te, sulle cilindrate più piccole è più complicato questo lavoro? Perché alla fine è vero che la Kawasaki è un 400, c'è praticamente un 20% di differenza di cilindrata fra le varie moto, ma ci sono tante cose diverse, soprattutto le categorie piccole, dimensioni dei cerchi, dimensioni delle ruote, altezza da terra. Quindi che cos'è che bisognerebbe fare secondo te su questo piano? Allora, guarda, secondo me è stato un po' sbagliato all'inizio, perché all'inizio Kawasaki c'aveva un 300, Yamaha aveva un 300, e il primo anno, ovvero il 2017, quando io ho iniziato, il livello, diciamo, non si sapeva mai se vinceva una Yamaha o vinceva una Kawasaki o addirittura un Honda, anche se era un 500, però dai, Yamaha e Kawasaki erano lì. Poi è subentrato questo 400, che non ho capito il motivo di farlo entrare se Kawasaki c'ha una 300, e lì si è un po' sbalzato il tutto. Infatti, se vedi, è dal 2019, se non sbaglio, che vince solo Kawasaki il mondiale, e questo ti fa ben pensare. Sì, piloti forti, nulla da togliere, ma non c'è, cioè, si vede anche Yamaha che sono piloti di alto livello ma che non riescono a portare a casa un titolo. E la differenza, diciamo, è anche, diciamo, nello stile di guida, perché col Kawasaki puoi, diciamo, spigolare un po' di più, e quindi porti le Yamaha a fare meno percorrenze in curva, e tutto quello che c'ha la Yamaha lo fai perdere se un Kawasaki è lì davanti. Ce l'hai davanti. E quindi il modo di sfruttare il motore è completamente diverso, mentre con il Kawasaki 300 che loro hanno e si poteva utilizzare era la stessa erogazione. Certo, quello comunque fa tanta la differenza, soprattutto nelle moto piccole, quando tu alzi, c'era una battuta di un pilota famoso, adesso non ricordo quale fosse, sulla vecchia 125, in cui dice: se in salita tu alzi il mignolo dal gas e perdi 1500 giri, quindi se devi tenere per forza spalancato per cercare di mantenere velocità e percorrenza, e qualcuno ti tira la staccatona avanti perché poi è più coppia per uscire, diventa poi complicato, insomma, in qualche modo sopperire, esatto, a questo. Passo la palla a Matteo Pittaccio. Ciao Alfonso, in realtà la mia domanda era quella di Alex, ossia cosa cambieresti in questa Supersport 300, proprio a livello di sicurezza, e secondo te lo spostare i limiti minimi di età può servire a qualcosa? Può essere utile? Allora, secondo me può aiutare, ma non fa la differenza. Io, se dovrei cambiare qualcosa, diciamo, andrei a vedere un po' più il curriculum del pilota che l'età, perché ci sono ragazzini di 15 anni che hanno più testa di chi ne ha 18, ma quello lo fa l'esperienza, non lo fa l'età. Se un ragazzino di 15 anni batte per tanto tempo in un CIV o in un europeo, e invece prendo un ragazzino di 18 anni che viene da, non so, un campionato che non si conosce, lo butti al mondiale, per me il ragazzino di 15 anni è più preparato di uno di 18 anni. Quindi l'età è relativa, bisogna vedere un po' più il curriculum del pilota che l'età, secondo me. E quindi, in riferimento a questo, mi ha dato un'idea, perché nelle macchine GT3 esistono le varie categorie Pro, AM, Bronze, Silver. Si potrebbe istituire una sorta di classificazione? Però nella pilota. Stessa gara il problema là è la sicurezza, Matteo. No, cioè, parlo proprio a federazione, no, proprio in termini di federazione. Ci potrebbe essere una sorta di livello, ecco, nelle moto. Secondo me, come ti ho detto, guarda, il pilota lo puoi ovviamente vedere se è pronto per un mondiale. Cioè, se al CIV ha fatto tipo
risultato tra i primi 3, i primi 4, i primi 5, quello che sia, mm-hmm. secondo me è un pilota che ha la testa e sa come si gestisce una gara lì davanti e quindi è pronto per un mondiale. Ma un pilota che va al CIV, prende 4 secondi e 20esimo, lo butti nel mondiale, che è il mondiale, parliamo comunque di un mondiale, anche se è una categoria Super Sport 300, ma ti assicuro che il livello è veramente alto. Penso che lì fatica e mette a rischio la sua diciamo pelle e quella degli altri, quindi uh-huh. si potrebbe classificare anche col risultato che ha fatto l'anno precedente, quello sicuramente. Ok, perfetto. E poi lo fanno pure già, se non mi ricordo male, nell'ambito moto, in determinati frangenti, che tu per entrare in determinate categorie comunque devi avere un minimo di palmares che esatto. sia utile all'esperienza mondiale, insomma. Cantarini. Io invece ti chiedo, visto che nel CIV per fortuna questo gap tra Kawasaki e Yamaha si vede un pelino meno, tant'è che lo scorso anno Matteo con la Yamaha è riuscito a vincere il titolo, quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione? Allora, guarda, ti spiego se il mio punto di vista, perché io quell'anno scorso ho fatto anche il CIV, e il punto di forza di Yamaha dell'anno scorso, dove potevamo recuperare qualcosa di Kawasaki, era la gomma, perché al mondiale usavamo una slick e al CIV usavamo un'intagliata. Con l'intagliata riuscivi ad avere molta più percorrenza e con un avantreno molto più stabile, a differenza di una slick, che diciamo la slick è più per una moto prototipo, non per delle derivate di serie, e quindi facevamo tanta fatica. Il Kawasaki sopperiva di meno perché, sai, si fermava di più e ripartiva. Noi con l'intagliata questo lavoro riuscivamo a farlo tranquillamente. Quest'anno al CIV è arrivata la slick, come al mondiale. Quindi, non so, secondo me è da vedere. E non è detto che fatichiamo, perché abbiamo fatto i test settimana scorsa e non c'è stata tanta differenza, anzi eravamo subito lì davanti. E c'è da dire anche che il livello è diverso dal mondiale, quindi un gruppo di 10 Kawasaki non lo vedremo mai al CIV, e quel fatto che dicevo che una Kawasaki può rompere il ritmo della Yamaha non c'è al CIV, e quindi questo ci può dare una mano, perché non ti trovi davanti un trenino di Kawasaki, insomma, esatto, che sta là, un Kawasaki davanti che ti fa centro curva, e quindi c'è la possibilità di fare un po' più percorrenza. Poi ho detto, la gomma l'anno scorso faceva la differenza. Vedremo quest'anno come si evolve con la slick. Lo scopriremo, insomma, durante quest'anno. A breve. Eh? A breve, perché tra tre giorni sono in pista. Siamo arrivati, infatti. Alfonso, un'ultima cosa. Parlaci un secondo del tuo progetto giovani, perché so che stai, insomma, facendo una scuola da giovane per giovani, quindi in qualche modo un modo un po' diverso rispetto agli standard dei piloti un po' più datati. Tu che sei ancora ragazzo, insomma, puoi avere magari un'altra ottica rispetto ai bambini che iniziano con te. Sì, esatto. Allora, diciamo che quest'anno, facendo solo il CIV, ho molto più tempo da dedicarmi qui a casa, e allora ho iniziato questo progetto, che poi mi è stato dato spunto da un ragazzino che ho conosciuto in pista, ovvero Antonio Brandello, che ha 10 anni, e da lì ho preso altri due ragazzini, uno di 14 e uno di 7. E il mio progetto, è vero, è, diciamo, cercare di portare questi ragazzini a un livello alto e di dargli i miei consigli che ho appreso fino adesso, e di cercare di non fargli fare gli stessi errori che ho fatto io in questo percorso che ho fatto io. Poi ovviamente ognuno prenderà la sua strada, ma cercherò di indirizzarli finché posso al meglio, di farli allenare con me, visto che comunque sono ragazzini che stanno crescendo, e di farli crescere al meglio e nel meno tempo possibile. Quindi, diciamo, questi tre ragazzini non penso che allungherò il mio vivaio, perché voglio fare un lavoro concentrato e mirato, e vedremo se tra 3-4 anni potrò seguire uno di questi ragazzini e portarlo al CIV o al mondiale. È una cosa bellissima, soprattutto quando ci sono, insomma, le giovani leve. È il momento giusto per tirarle su, perché il motociclismo sta riprendendo un po' di linfa vitale, vediamo tante moto in giro, vediamo tanti bambini sulle minimoto, quindi penso che sia proprio la cosa giusta da fare, insomma, riportiamo un po'
po' di sano motociclismo in Italia, dove insomma il motociclismo è nato grazie alle nostre case. Va bene, Alfonso, grazie per essere stato con noi. Noi ti mandiamo un abbraccio e ci sentiamo magari dopo le prime tappe del CIV, così vediamo com'è andata, va bene? Dai, ci sentiamo presto. Un abbraccio. Ciao. Un abbraccio. Ciao. 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 Ragazzi, vi direi che siamo in chiusura. No, perché ho notizie fresche. Oggi c'era l'asta per il circuito di Adria. E pare che non... Allora, nel senso, c'è la giunta regionale che si è riunita e hanno deciso di fare qualcosa. Pare ci sia un'accordata di imprenditori pronti a rilevare qualcosa. Non dovrebbero, meno non ho trovato niente su effettiva vendita oggi, però nel giro di 10 giorni, diceva il sindaco, si può arrivare a una soluzione, perché c'è da risolvere un contenzioso tra due parti private. Una volta trovato la soluzione nel contenzioso, in teoria la pista potrebbe riaprire. Restiamo in attesa, fiduciosi che si sia risolta la questione velocemente. Mi si è bloccato Alex. Bisogna fare lo sticker subito. No! Vabbè, tanto è registrato, nel senso... È vero. Hai tempo. Rip Alex. Va bene. Io direi a questo punto di notizie... c'è scritto tutto nell'articolo di Alex. Alex? L'articolo su LiveGP che riassume i test del BSB. Alex? Ho già fatto lo sticker del tuo fermo immagine. Lo dovevo supporre, insomma, mandatemelo, sono diventato un meme vivente comunque, quindi vivente. A un certo punto forniremo un pacchetto completo mi sa che Alex stasera è tornato. Allora mi è esploso il desincronizzatissimo. sei la cosa più agghiacciante che ho mai visto. È bruttissima questa cosa, perché mi è esploso il modem, quindi sono con l'iPhone. No, Julian, se metti pure la roba... Ah no, aspetta, ancora regge. Questa è sovraccarica. Okay, sì. No, regge. Lo faccio sintetico. Niente, No, vai, faccio il possibile. Ok, allora, dicevo, c'è tutto quanto l'articolo sui test del British Superbike... È rimorto, però va e viene, quindi io ci provo. No, leggete tutto là, tanto è inutile. Se vi metto a dirlo in questo modo, finiremo tra una settimana e non avremo concluso niente. Ma in generale, Halloran è il più veloce e Tom Sainz al primo contatto, insomma, con Ducati. Quindi vi direi che sarà una stagione SB decisamente interessante. Andate a leggere un pochino questi risultati. Anche il BSB adesso farà un'altra giornata di test a Donington Park National. E poi dopo si inizierà la stagione a aprile. Spero di essere stato recepito in qualche modo, non lo so. Sì, Marquez, non ci sarà il prossimo GP, Pittaccio. Sì, ne abbiamo parlato. L'articolo è presente nel sito, Live GP, però comunque si poteva bene immaginare, perché la diplopia si è attenuata, però non è ancora pronto per correre, non è ancora pronto per scendere in pista, e quindi si attendono nuovi sviluppi per Marc Marquez. Si parla di Austin, ma... Più probabile l'Europa, esatto. Io invece vi aspetto tutti a Misano questo weekend, perché riparte il CIV, tornano le porte aperte anche per il pubblico, anche perché è l'unico modo che potete vedere le gare se non pagate, perché la federazione, lo voglio dire, non ho problemi, sono delle grandissime teste di beep... Perché non penso che un momento come questo, dove tante famiglie hanno difficoltà a chiedere la pay per view del campionato italiano, che stava iniziando a rilanciarsi, sia la cosa folle, piuttosto vengo in pista a vederlo, visto come si può, venite in pista e mi... Date i bacini a Mattias Cantarini. Venite a conoscerci. Ha bisogno di affetto. Notizia della notizia, ci sarà Pasini, ma non sulla Ducati di Broncos, ma sull'R1 al posto di Krumenacker. Che è così, il Paso ha deciso d'amblè all'ultimo di cambiare idea. Una superbike fortissima, 16 moto, molto competitiva, ragazzi, nomi veramente internazionali, da Danny Webb, Krumenacker non ci sarà, ma ci sarà Moré, ci sarà Canepa, Pirro, Del Bianco, Mantovani,
il fratello di Celestino Vietti, Doriano, sull'Aprilia del team Nuova M2 Racing, è una griglia fortissima. Idem la Supersport, dove qua correranno con classifiche separate, cioè le Next Generation e le 600. Tra le 600 favoriti Bussolotti, Roccoli e Mercandelli, secondo me, Next Generation io metto davanti a tutti Ferrari, che conosco bene il team, sono veramente spaziali. E battuta, beh, questa è una battuta che ho capito solo io perché c'è il meccanico che si chiama Spazio, vabbè. E... tipo Snipers che è Mirko Cecchini, no? Esatto. E Cecchini che invece farà la Moto3 con Claudio Lolli, ragazzino promettente che ha vinto 2 anni fa la pre-Moto3, e Cecchini avrà una Moto3 con cui 4 e mezzo quest'anno, altra novità. Venite al CIV, vi aspetto, ci sarà da divertirsi sicuramente, sperando nel bel tempo. Giulio chiede perché Krumenhagen non ci sarà. Giulio, è inutile fare domande del genere perché nel CIV ci sono cambi di casacca e cambi di moto che si fanno. No, Krumenhagen dovrebbe essere tipo o ai test, anche lui a dei test, a lui. Anche lui corre nelle WC e quindi sarà alle manne, probabilmente alle manne a provare. Beh, è fondamentale invece fare il cappello italiano. Va bene, direi che possiamo chiuderla qua prima che mi riesploda tutto quanto. Io saluto Matt Cantarini. Ciao, quando fai Matt fa sempre la finta. Ciao Alex, ciao Matt Pittaccio. Io saluto Pitti poi dopo, Matteo Pittaccio. Giusto, non è vero, cambi nome ogni volta. Non c'è dobbiamo metterci d'accordo su sta cosa. Mi piace confondervi, la parte più bella del mio lavoro. Saluto Giulietto Carta, ci chiede WC con chi? Mi date la risposta al volo, Grumenhagen? Aspetta. Non mi ricordo. Intanto saluto Phil Fire, saluto Marco Savi, saluto... Francesco Baciucci, Matteo Vincenzo all'inizio con Wojcik. Con Wojcik, Madonna, Wojcik ogni tanto fa degli squadroni veramente pazzeschi. Comunque, ma è un bel squadrone il suo. Sì, no, ragazzi, c'hanno veramente tanta roba. Infatti, la prossima volta è stato per cognome Giulietto. Saluto anche Giulia Andagata dalla regia. E ragazzi, per questa puntata è tutto. Da Alex di Biceglia, anche la partita, quindi è tutto quanto. Ci sentiamo per martedì prossimo, domenica le gare. Mi raccomando, ci abbiamo la diretta. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao.